Sono andato in Texas nella scuola più importante, poi sono andato da New York, sono andato in Messico. Quando sono tornato qui in Italia, il mio unico scopo è stato quello di ricreare l'America qui in Italia. E andiamo a sollevarlo. Nel wrestling ci stanno le figure che servono a mandare avanti questa vera e propria compagnia. Oggi vedremo la quarta puntata mi fomenta, mi piace perché c'è la clothesline e c'è lo shoulder taker. Queste due mosse sono devastanti perché bloccano appunto una corsa dell'avversario, oppure vengono fatte in corsa e bloccano la vita dell'altro. Prendiamo la corsa alle corde, andiamo in affondo con la destra facendo questo movimento qua. Io non sto mai così o così dritto, bam, devi essere forte perché se stai un po' così e questo qua è forte, io vado giù. E appoggiamo letteralmente il braccio a V sul petto alto, con la mano sinistra la potete mettere in tasca, la potete mettere nei capelli o altrimenti fare. Ora vediamo lo shoulder taker o solamente taker. Come la clothesline aveva questo affondo di destra, ok, e andava a colpire con il destro, qui ci troviamo spostati. Andiamo in affondo con la sinistra, tocchiamo con il petto e la spalla sinistra, dovete caricarvi, ok, quindi spinta alle corde, un passo. Queste due tecniche non sono così devastanti, ma nel panorama del wrestling possono diventare veramente importanti, soprattutto quando un match va avanti a lungo, per 20, 30, 40, 50 minuti anche. Mi chiamo Giulio Davì, ho 26 anni e mi sto laureando in Lingue e Comunicazione Internazionale all'Università di Roma 3. Il wrestling ho cominciato a vederlo un po' come tutti, insomma, in televisione, queste persone che facevano cose spettacolari. L'ho seguito insieme a un amico che sta facendo wrestling insieme a me, Michele, Mr. Mastodont, e tramite lui sono venuto a sapere che c'era questa persona, Pierpaolo Pollina, che tramite un volantino che ha trovato questo mio amico faceva delle lezioni di wrestling, appunto, al tempo ancora in una palestra in cui c'erano soltanto i tatami. This is the end, beautiful friend. Il colonnello Jackson Quake, in realtà ex colonnello, è un tipico cattivo. Stato reclutato da una branca militare che reclutava appunto persone da tutti i paesi del mondo. A lui interessa solamente salire e demolire l'avversario, fare quello per cui è stato pagato, e quindi si avvale ovviamente di metodi sporchi, classiche tecniche di combattimento marziale atte a uccidere o comunque a limitare l'avversario. Ok, adesso vediamo il match dove vediamo il colonnello Jackson Quake. Dopo che abbiamo fatto questo lock up, ok, il secondo, quindi tu prendi il sopravvento su di me con le scorrettezze, ok, l'unico modo che te avrai, oltre tutta la passerella che hai per entrare, per farti vedere dal pubblico, è appunto giocando scorretto sul ring. Finale la Black Hawk Down è un caricamento sulla spalla destra, porto del punto più alto di un avversario e poi con un veloce cambio di mano, BAM! Lo schianto giù! 1, 2, 3 ed è finita! Ah!